Salve, io sono Monkey Simon e Fortnite cita in continuazione la cultura popolare ma anche la cultura di internet, continuando a riprodurre nelle emote video ma soprattutto i meme. Ma prima di cominciare questo video sui 5 riferimenti ai meme su Fortnite e sulle loro origini, voglio anche dirvi una cosa. In lingua italiana meme è sostantivo maschile, quindi non si dice le meme, ma i meme! Detto questo, possiamo incominciare. L'emote confuso è un riferimento a Pulp Fiction, film cult del 1994 diretto da Quentin Tarantino, nonché mio film preferito. Lo spiego anche in questo video sui 10 riferimenti al cinema in Fortnite. Ma questa emote non deriva solamente da quel film, bensì da un meme tratto da quel film. Nel 2012 un utente di Imager ritagliò il green screen della figura di John Travolta in Pulp Fiction mentre fa le movenze di Confuso, applicandola su uno sfondo di un negozio di giocattoli. La gif che ne venne ricavata fece talmente tante visualizzazioni, e parliamo di milioni di visualizzazioni, che la gif poi venne riproposta in tutte le salse e in tutte le varianti, diventando un caposaldo di internet. E Donald Mustard, essendo appassionato di cinema e probabilmente con un reparto marketing che conosce bene la cultura di internet, non ha potuto fare a meno che farla inserire in Fortnite. Io quando la beccai nello shop non potetti fare a meno di acquistarla, e ad oggi Confuso è pure una delle emote più rare. Nel 2014 Orbit, la mascotte della squadra di football degli Houston Astros, sfidava in gare di ballo improvvisate le guardie della sicurezza poste a bordo campo. Ma una certa si è ritrovato l'addetto alla sicurezza sbagliato, perché si è ritrovato davanti quello schillato nel ballo che lo ha eclissato e che gli ha rubato la scena. Il video è diventato famosissimo e poi è stato riproposto con milioni e milioni di musiche diverse, uno con più visualizzazioni dell'altro. Ed Epic ci ha fatto pure le emote che ogni volta che capita nello shop non c'ho mai i soldi per acquistarla. Crab Rave è una canzone house tropicale pubblicata, ma guarda un po', il 1 aprile 2018, e la sua peculiarità non è soltanto la musica, ma il video musicale, che ritrae sti granchi che ballano. Ah, tra le altre cose, piccola curiosità, il motore utilizzato per animare questo video è stato l'Unreal Engine, lo stesso motore fisico di Fortnite. Già che sto video è uscito il 1 aprile, vi fa capire come era scritto nella pietra che prima o poi ci avrebbero fatto i meme. E infatti, oltre alle milioni di visualizzazioni, le immense varianti con scritte o versioni bus boosted non hanno tardato ad arrivare. E mi pare ancora strano che la Epic ci abbia messo così tanto per realizzare l'emote. Tutti quanti abbiamo pensato che le emote di banana con annessa skin fossero una citazione alla famosissima scena dei Griffin dove Brian fa quel ballo. Ma in realtà le emote di banana ha origini ancora più antiche, e la scena dei Griffin è solamente una citazione a queste antichissime origini internettiane. Antichissime perché dobbiamo tornare indietro fino al 2002 per capire le origini di tutto ciò, quando nei primi forum emerse questa gif di una banana che fa proprio questo ballo. Ed ebbe un discreto successo nell'internet dell'epoca, ma la consacrazione definitiva la ebbe nel 2004, quando venne pubblicato un video con questa gif, ma con in sottofondo la canzone It's Peanut Butter Jelly Time, che ne diede tra le altre cose il nome al meme. Per motivi di copyright ovviamente non potrò farvi sentire questa emote, perché mi sto riferendo a Never Gonna. Never Gonna è stata forse una delle trovate più geniali da parte di Epic per citare i meme di internet, perché stiamo parlando di forse il papà dei meme. Quando ho saputo di questa emote io ancora non giocavo più a Fortnite per una serie di ragioni che ormai vi ho spiegato in tutte quante le salse, ma nonostante ci fossero delle cose che mi avevano fatto allontanare da Fortnite, una che ancora amavo tantissimo era il reparto marketing, che praticamente non ne ha sbagliata quasi mai una. Oh, so dei geni del marketing, e quando ho saputo che questa emote su licenza sarebbe stata introdotta nel gioco io non ho potuto fare altro che applaudire. E quando sono ritornato su Fortnite io non vedevo l'ora che riuscisse nello shop per poterla avere. Ma come mai il ballo di questa canzone è stato introdotto nel gioco? Non per la sua musica, che ovviamente è bellissima, quanto più ovviamente per il meme che c'è dietro. Never Gonna Give You Up è una canzone del 1987 di Rick Astley che fu un successo. Fece anche altre canzoni che ebbero un certo successo, ma poi per una serie di ragioni si ritirò dalle scene. Ma oltre ad essere un successo degli anni 80, Never Gonna Give You Up ebbe una seconda popolarità per via del fenomeno del Rick Rolling.
il Rick Rolling ha avuto origine nel 2007, quando sul sito 4chan, il 1 aprile 2007, tutti quanti i link vennero sostituiti con un rimando alla sua canzone. L'anno successivo YouTube, in occasione sempre del 1 aprile, fece la stessa identica cosa, e da lì partì il fenomeno del Rick Rolling che si diffuse per ogni tipo di trollaggio a tema Rick Astley. Ogni volta che bisogna mandare un link, metti la canzone di Never Gone e Rick Rolli il tuo amico. Non c'è sta soddisfazione più grande. Il fenomeno è stato talmente impattante che ha ricevuto addirittura la sua pagina Wikipedia, e Rick Astley stesso inizialmente ha cercato di discostarsi dalla fama ottenuta nuovamente per via del meme. Ma dopo un po', forse anche un pochettino per risollevare la sua carriera, l'ha accettato con molto piacere, e ad oggi lui è il primo a scherzare su questa cosa. Che poi le canzoni di Rick Astley, anche quelle che hanno avuto molto meno successo, sono belle, è bravissimo come cantante, e mi dispiace un sacco che sia sottovalutato oggi. E se ancora non aveste acquistato questa emote, la prossima volta che si ripresenta nello shop, pensateci! Cioè, volete mettere fa una kill e poi dopo mettevi a fa Never Gone? Quello strappa il computer con tutti i cavi o butta fuori dalla finestra? Però non siate tossici, per favore. Cari Monkeys Monkeys, qua sotto nei commenti potete farmi sapere se conoscevate l'origine di queste emote e dei meme. Ma potete anche dirmi se ne conoscete altri, così che io li possa mettere in un eventuale seguito di questo video. Detto questo, ringrazio Pazzox che mi ha passato quelle due emote che purtroppo non possiedo, soprattutto quella di banana che non potrò mai più possedere. Ed ovviamente ringrazio anche voi per tutto quanto il costante supporto. Detto questo, non posso che darvi appuntamento direttamente ad un prossimo video. Ok. 1, 2, 3. Allora. Come è partita? 1, 2, 3. Perché fastidio sti cazzi di... Simone, cosa è successo? Simone, riesci a sentirmi? Simone! Simone! È morto.